Sono molto felice di essere a Taranto in occasione di questa edizione del Festival Paesiello, figura alla quale sono molto legato per motivi di studio e di ricerca. Un artista che da Taranto spicca il volo prima per Napoli, per il periodo di formazione, e poi per una straordinaria carriera italiana ed europea. È sicuramente, nella sua epoca, uno dei maestri più richiesti, più apprezzati. Il Festival Paesiello, nelle sue varie edizioni, ha il merito di riportare in vita le musiche di Paesiello, anche quelle più impegnative, più rare e meno fortunate. E, per chi studia in ambito musicologico questa figura, le esecuzioni promosse dal Festival Paesiello sono un'occasione straordinaria, perché la pagina musicale, da oggetto storico muto, per quanto la si voglia studiare, diventa musica che risuona concretamente. L'occasione di questa sera, in particolare la cantata Amor Vendicato, è un'occasione veramente rarissima e interessantissima. Questa cantata, molto apprezzata nel momento in cui fu scritta, nel 1786, venne ripresa soltanto una volta, nel 1790, e poi non è mai stata più eseguita. Oggi, chi ha la fortuna e il privilegio di essere a Taranto, può ascoltare per la prima volta quindi le note di questa bellissima e interessantissima composizione. Nel convegno di oggi su Paesiello e la Nobile Accademia, io in particolare vorrei soffermarmi su aspetti un po' poco frequentati della musica di Paesiello. Partirò dall'analisi di una cantata, la cantata per la traslazione del Sangue di San Gennaro del 1787, che lui scrisse appunto in occasione della traslazione, cioè della processione, diciamo, del sangue coagulato di San Gennaro per le vie di Napoli, per estendere però il discorso a degli aspetti che finora non sono stati particolarmente seguiti e particolarmente curati della sua musica e della sua arte, in quanto la cantata, come tutte le cantate, è molto simile ad un'opera lirica, ma in realtà non è un'opera perché non presenta gli aspetti scenico spettacolari. In questo caso, nel caso della cantata, invece, l'ipotesi sulla quale ho lavorato è che presentasse degli aspetti scenici, però di un genere un po' particolare, molto legato questo genere a musica e a spettacoli da strada, da piazza, con un grosso coinvolgimento del popolo, della gente del popolo, come ovviamente succede in queste occasioni devozionali, di processioni relative a santi così importanti.